Italia 2016 continua. Siamo allo stand della Flo S.p.A., l'azienda leader nella produzione e distribuzione di bicchieri, non solo per la distribuzione automatica ma anche per il mercato retail e GDO. Siamo con Erika Simonazzi, parte della proprietà ma soprattutto responsabile sviluppo e marketing dell'azienda, che salutiamo. Bentornata dinanzi alle telecamere di Vending TV. Ciao Erika. Ciao. Allora, voi quest'anno presentate un bel po' di cose nuove e puntate nello specifico su una linea di prodotto che abbiamo già presentato nel corso di interviste e su Vending News, la rivista bimestrale dedicata alla distribuzione automatica. Questi sono dei bicchieri prototipo che, insomma, fanno parte di quella che è la vostra proposta attuale. Certo. Noi a Venditalia ufficialmente presentiamo la nostra linea nuova SC, che abbiamo messo in commercio da qualche mese, da inizio anno. SC è una linea che sta dando dei feedback molto positivi, perché effettivamente rappresenta una novità, soprattutto come forma del bicchiere. Noi siamo partiti dalla forma di una tazzina di ceramica, infatti la parte bassa riprende esattamente un modello di una tazzina classica di ceramica, fondo molto stretto, e per ricreare quel comfort di uso, l'esperienza del bere che è soprattutto nei bar, quindi fondello stretto che comunque aiuta a valorizzare la bevanda che c'è all'interno. Infatti la crema è sicuramente più alta rispetto a quelli che sono i bicchieri tradizionali in plastica fino ad ora utilizzati. Un'altra novità di questi bicchieri è la texture che si ritrova sul corpo. In parte nell'anello alto del bicchiere abbiamo creato una texture goffrata per migliorare il comfort di uso quando si prende il bicchiere, quindi è un po' un effetto antiscivolo. Poi abbiamo creato invece una texture più di design che riprende dei disegni geometrici vari all'interno della stessa stecca. Infatti noi abbiamo puntato su tre diverse tipologie di design. Una, siamo partiti da quella che ormai ci contraddistingue, che è il design del nostro magazzino automatizzato, e poi altri due, uno più stile, diciamo, zebrato, e l'altro disegni geometrici arrotondati, per dare un po' di novità, di freschezza anche all'interno appunto di una stessa stecca. Si trovano questi tutti mescolati, quindi tutto è fatto per valorizzare di più un contenitore monouso che spesso non si tende a valorizzare. Noi abbiamo cercato sempre in questi ultimi anni di mettere anche del design sul bicchiere monouso, e questo è il risultato. Abbiamo la versione deco, quindi quella decorata di cui ho appena parlato, con i tre differenti design, e la versione che è un po' quella premium, e la versione più basica, che è più leggera, e noi proponiamo in alternativa al nostro modello classico, che è il modello TA. La versione basica è più leggera ma comunque molto resistente grazie alle venature orizzontali. Erika, molti vi hanno chiesto, ho sentito, però questo è tanto più bello, chissà quanto costerà in più, e voi avete risposto no. No, in realtà il prezzo è più o meno simile, perché comunque noi abbiamo migliorato la forma, abbiamo migliorato anche le caratteristiche tecniche, perché comunque questo bicchiere, bisogna ricordarlo, è fondamentale per i gestori, è un bicchiere che scivola molto bene, che sgancia molto bene, molto libero e molto veloce nello sgancio, quindi abbiamo migliorato questi aspetti. Ma ciò nonostante abbiamo ottenuto comunque il livello di prezzi più o meno a livello degli altri. Bello da vedersi, economico, ergonomico, insomma, cosa vuoi di più? Adesso vedremo cosa risponde il mercato, però devo dire che sta funzionando. Bene, io nel frattempo, come potrete vedere, posso dire che qui avete una marea di modelli, è tutta la vostra, quasi tutta la vostra gamma, non sono tutti i vostri modelli, ce ne sono tanti, alcuni sono personalizzati per dei brand nazionali di torrefazioni, ma ci sono anche altri progetti singoli, ci sono i bicchieri in carta o quelli
con la patinatura che non fa scottare le dita, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. Flo non a caso da oltre 40 anni soddisfa tutte le esigenze non solo della distribuzione automatica, in questo caso però fa da leader. Ma sì, noi adesso quest'anno abbiamo cercato di puntare sia sull'innovazione di prodotto come l'SC di cui abbiamo appena parlato, sia sull'innovazione di prodotto come sostenibilità. Infatti presentiamo comunque la nostra linea Hybrid, che ormai sono 3 anni che è sul mercato, con un nuovo formato studiato soprattutto per il mercato tedesco, che abbiamo chiamato Hybrid Wood proprio per le caratteristiche striature che ricordano il legno. E anche questo con una texture goffrata che dà un comfort di utilizzo migliore e comunque con l'incisione del logo Hybrid a ricordare che questo è un bicchiere che ha un impatto ecologico inferiore per quanto riguarda le emissioni di CO2 rispetto allo stesso bicchiere che noi produciamo di pari peso. Quindi chi utilizza questo bicchiere vuole fare una scelta più ecologica, perché effettivamente c'è un impatto come carbon footprint minore, può scegliere Hybrid. E allora ancora una volta Flo innova, rinnovando quello che è questo settore. Erika, grazie, io non posso che dirti ci vedremo successivamente, magari nel corso di Vending TV in Tour, il tour nazionale che nei prossimi mesi vedrà protagonisti i maggiori player del mercato, voi produttori, voi gestioni, per mostrare al popolo del vending, agli appassionati e a tutti coloro che vivono di questa materia, in che modo vengono realizzate le cose che poi toccate tutti i giorni da un distributore automatico. Conoscerete, conoscendo le persone, i volti, dando un volto alle persone con cui magari parlate al telefono in amministrazione, alla segreteria, al centralino, e dando quindi maggiore importanza e rilevanza a tutti coloro che sono dietro una struttura importante anche come Flo. Chissà che non riusciamo proprio a vederci nel corso di questo mega tour che faremo tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre del 2016. Erika, nel frattempo, grazie. Grazie a voi, dimmelo con un po' di anticipo che le ragazze sicuramente dovranno andare dal parrucchiere, si dovranno preparare. Sono tutte bellissime. Comunque bisogna, ovviamente hanno un po' di timori davanti alla telecamera, ci sta. Va bene. Nessun problema, le facciamo sciogliere in 448, so che in qualche modo poi saranno alla fine molto molto contente. Grazie Erika, amici, voi nel frattempo non andate via, perché oltre a tutte le novità che avete visto finora ce ne sono davvero tantissime altre. Fabio Russo continua.